Siamo con Gianni Costana, amministratore delegato di FIDA. Ecco, oggi si parla di tecnologia. Quanto conta per voi e quanto ci puntate per il vostro business? Beh, per noi la tecnologia è focale, direi. Abbiamo addirittura un'azienda che si occupa solo esclusivamente di sviluppi informatici, che è FIDA Informatica, appunto, e che ha nel suo core business lo sviluppo di piattaforme per la finanza, progetti e piattaforme per la finanza. Quindi per noi è assolutamente determinante la tecnologia intesa come naturalmente sviluppi software rivolti al mondo della finanza. Ecco, quali sono le novità che ha in serbo per i prossimi mesi FIDA, anche con la sua FIDA Workstation? Ma dunque, la Workstation sta uscendo adesso con una nuova release. Ne abbiamo rilasciata una a giugno e adesso ne esce una nuova. Noi continuamente sviluppiamo la piattaforma e siamo completamente responsive. Questo è un aspetto che può essere importante, visto il trend in atto che porta più o meno in tutti i settori in prima linea i dispositivi mobile. E abbiamo implementato il nostro motore di ricerca con in particolare filtri quantitativi per gli appassionati del settore, quindi sarà più facile identificare i peer group, i fondi o gli strumenti finanziari in generale con particolari caratteristiche quantitative. Ecco, si sta parlando molto dei robo-advisor, queste piattaforme informatiche, rappresentano più una minaccia o un'opportunità per il mondo della consulenza finanziaria? Io ritengo che sia semplicemente un'innovazione di processo e in qualche termine anche di prodotto, quindi una cosa positiva dal mio punto di vista. Ci saranno, presumo io, diversi gradi di innovazione in questo senso. Non penso che sia una minaccia per le reti di promozione o di consulenza, perché anzi ritengo che saranno degli strumenti utili, naturalmente, nella misura in cui si riuscirà a matchare l'intervento umano con quello delle macchine. Lo vedo una cosa positiva. Per noi naturalmente è un trend positivo, perché sviluppiamo tecnologia, quindi certo interessante. Grazie a Gianni Costani, FIDA. Grazie a voi.